Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, siamo alla vigilia della festa del Serafico Padre San Francesco e vogliamo guardare alla figura di San Francesco come a colui che nella sua vita ha talmente incarnato la parola di Dio per ripresentarci la fedelissima immagine di Cristo crocifisso e risorto. Attraverso di lui invochiamo anche la misericordia di Dio, perché tutti insieme ora, in comunione con quanti pregano con noi anche attraverso Padre Pio TV, possiamo invocare da Dio la sua misericordia e ottenere il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo. Preghiamo. O Dio che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a diffondere su di noi la tua grazia, perché camminando verso i beni da te promessi,
diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro di Neemia. In quei giorni tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza, davanti alla porta delle acque, e disse allo scriba Esdra di portare il libro della legge di Mosè, che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno del settimo mese il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza, davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba, Esdra, stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'accoglienza. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose, Amen, Amen. Alzando le mani, si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. I Leviti spiegavano la legge al popolo e il popolo stava in piedi. Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i Leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio. Non fate lutto e non piangete. Infatti tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. I Leviti calmavano tutto il popolo dicendo: tacete, perché questo giorno è santo, non vi rattristate. Tutto il popolo andò a piangere, andò a mangiare, a bere e a mandare porzioni e a esultare con grande gioia, perché avevano compreso le parole che erano state loro proclamate, parola di Dio. E rendiamo grazie a Dio. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. I precetti del Signore fanno gioire il cuore. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. I precetti del Signore
preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. I preceti del Signore fanno gioire il cuore. Alleluia, 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 alleluia. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore delle messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entrate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrate in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guariti i malati che vi si trovano, e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato il brano del Vangelo che ci ricorda come Gesù ha inviato i suoi discepoli a predicare il regno di Dio, a guarire i malati, a portare l'annunzio della buona novella che Dio stesso aveva dato come missione al Figlio e che il Figlio Gesù ha trasferito anche come missione ai suoi discepoli, ai suoi apostoli. In fondo c'è una parola di Dio che viene trasmessa a noi attraverso i profeti, attraverso la persona del Figlio
e che continua ad essere trasmessa attraverso l'azione missionaria della Chiesa. Questo mese, il mese di ottobre, è dedicato appunto all'opera di evangelizzazione. E abbiamo visto quanto sia importante quest'opera nella Chiesa. Gesù stesso oggi nel Vangelo ci ricorda che la messe è molta, ma gli operai sono pochi. E ci esorta addirittura a pregare perché Dio mandi operai per la sua messe. Il senso dell'annunzio del regno di Dio è la missione che Gesù ha confidato ai suoi apostoli e quindi alla Chiesa, e di conseguenza a ciascuno di noi, è fondamentale perché il regno di Dio si diffonda nel mondo, perché gli uomini possano ascoltare ancora una volta la voce di Gesù attraverso coloro che la predicano, ma soprattutto attraverso coloro che la testimoniano con la propria vita. Ed è importante che tutti prendiamo coscienza e consapevolezza di questa missione che non appartiene solo a coloro che magari partono in terra di missione, ma appartiene a tutti i battezzati. Papa Francesco, nel messaggio che ha scritto per la prossima giornata missionaria mondiale, ha giustamente sottolineato come tutti siamo coinvolti in questa opera, perché siamo battezzati, perché siamo di Cristo, perché siamo suoi discepoli. Quindi una parola che deve raggiungere gli estremi confini della terra, perché la parola piena e totale è proprio la persona di Gesù che tutti gli uomini devono incontrare. Ed è responsabilità nostra di compiere questa missione e questo servizio. Una parola che, come abbiamo visto, è fondamentale. La prima lettura ci ha ricordato che il popolo di Israele, dopo la disgregazione e la dispersione dell'esilio, ha giustamente ritrovato la sua identità, il suo essere popolo, la sua capacità di essere comunità, fraternità, intorno alla parola che il sacerdote Esdra ha proclamato nell'assemblea. Una parola che ha ridato vita dopo il momento tenebroso della morte, una parola che ha fatto sentire tutti parte di un popolo eletto, un popolo amato da Dio e un popolo a cui Dio affidava quella parola come legge, la Torah. La parola di Dio ha saputo ridare vita a un popolo che per tanto tempo aveva sperimentato anche il fallimento e la morte. È importante allora anche per noi considerare come intorno alla parola di Dio ci costituiamo come comunità cristiana. Lo facciamo ogni domenica, ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, perché è proprio la parola di Dio che ci ispira e nutre la nostra anima, perché poi anche nella comunione in Cristo attraverso il sacramento ciascuno di noi possa tradurre in gesti concreti di vita, di scelta e di discernimento autentico questa parola. E in questo mese di ottobre allora cerchiamo di prendere coscienza di questa grande responsabilità che abbiamo, di essere tutti missionari. In un mese dove certamente non mancano anche gli esempi, primo fra tutti San Francesco d'Assisi, che celebreremo nel ricordo della festa liturgica domani, questa sera rivivremo il suo transito. Francesco d'Assisi non ha fatto altro che accogliere la parola che Dio gli ha mandato, una parola che ha trasformato innanzitutto il suo cuore, lo ha convertito a Cristo, gli ha fatto sentire forte l'amore di Dio per lui e per i fratelli e di conseguenza ha scelto di seguire quella parola di Gesù e di renderla vita concreta, a tal punto da diventare l'Alter Christus, cioè di far rivedere attraverso la sua vita, la sua parola, il suo annunzio, la sua testimonianza di nuovo Cristo sulla terra. Ci accompagna poi in questo mese dedicato alla missione la Vergine Maria, attraverso la preghiera del Rosario, il mese di ottobre è dedicato anche al Rosario della Beata Vergine Maria, una preghiera missionaria potremmo dire, innanzitutto perché ha come contenuto le stesse parole dell'angelo rivolte a Maria nell'Annunciazione, di un messaggero, di qualcuno che porta la parola di Dio. E poi le parole di Elisabetta,
che sottolineano come Maria è stata premurosa nei suoi confronti e si è affrettata ad esserle vicino in un momento in cui Dio chiedeva a Elisabetta e a Maria stessa di farsi partecipi della sua missione e quindi dell'annunzio della venuta del Figlio di Dio. Ecco, tanti elementi che in questo mese ci devono aiutare a vivere sempre meglio la nostra fede cristiana, ispirandoci giustamente alla parola di Dio, sentendone la responsabilità della missione e del dono che ci è fatto e mettendoci in cammino anche noi per raggiungere ogni persona alla quale dobbiamo trasmettere questa parola che salva. Sia lodato Gesù Cristo. C'è un senso di paternità e di concretezza nelle direttive di Gesù ai discepoli. Vuol dire che li amava e conosceva bene la loro situazione. Per questo lo possiamo pregare sicuri di trovare in lui un valido intercessore presso il Padre. Ripetiamo insieme dicendo: ricordati di noi e ascoltaci, Signore. Ricordati di noi e ascoltaci. Gli israeliti, ritornati da Babilonia, hanno incontrato difficoltà maggiori del previsto. Fu la parola di Dio a mantenerli uniti e forti, perché anche noi sappiamo trovare nella Scrittura luce, conforto e perseveranza. Supplichiamo con fede. Ricordati di noi e ascoltaci, Signore. Al termine della lettura, tutto il popolo si alzò in piedi e rinnovò la sua alleanza con il Signore. Perché anche in noi la parola di Dio trovi attenzione religiosa, accoglienza pronta e una robusta volontà di realizzazione. Supplichiamo con fede. Ricordati di noi, ascoltaci, Signore. Per tutti i ministri della Chiesa, perché siano arricchiti della sapienza dello Spirito. Supplichiamo con fede. Ricordati di noi, ascoltaci, Signore. Per le nostre famiglie, perché riscoprano la responsabilità e la gioia di dare a Dio santi sacerdoti e validi annunciatori del suo Vangelo. Supplichiamo con fede. Ricordati di noi, ascoltaci, Signore. Il Signore Onnipotente, che ci ha fortificato con il mistero della croce, conceda a tutti i defunti di condividere la beatitudine e la gloria dei santi. Supplichiamo con fede. Ricordati di noi, ascoltaci. O Dio sommamente amabile, donaci trasparenza di sentimenti e fecondità di opere, perché possiamo convincere il mondo che il suo regno è una realtà vicina, che il tuo regno è una realtà vicina, un dono offerto a comune salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sei tu, Signore, il Padre.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome. Santa Chiesa. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta della tua Chiesa fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo tenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli e gloriosi martiri, San Michele Arcangelo, San Francesco, Santa Chiara, San Pio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci in Cristo un segno di pace. La pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono qui a partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola per Dio stesso. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché comunicando a questo memoriale della passione del tuo Figlio diventiamo eredi con Lui nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Testimoniate la vostra fede con la vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Nell'oro